schiacciato dal collo! Iniziamo a esplorare questa landa desolata. Ah, guardalo qua! C'è un altro fantasma. Forse. Credo. Sì, è un fantasma. Bambini selvaggi. Che accidente! Forse ho trovato tutti i fantasmi. Oh, sono strasoddisfatta se è così. Allora, qua da dove... dove sbuccheremo? Temprato. Boh, forse ho finito il primo capitolo. Cos'è? Una calzamaglia? No, è un corpo? O una... non lo so. Ok. Qua siamo... ah, ma siamo dentro questa città strana. Qua però si sale? Ma continuano a esserci tipo i vestiti che volano. Ma è normale. E qua si può morire. Sì, si può morire anche lì. Ok, vabbè. Però ci tenevo a vedere che cosa ci fosse. Ok, ma sembra tipo un posto abbandonato, perché la cosa assurda è che sono rimasti tipo i vestiti come se le persone fossero scomparse. È molto strano. Di qua? Ok, lì dovrò entrare. Questa porta però si apre? No. Allora andiamo di qua. Ah sì, ci passiamo. Qualcosa cadrà dal soffitto? Spero proprio di no. Di qua a sto punto dobbiamo salire. Ah, però non ci arrivo. Mi spingi tu? Ok, grazie. Fantastica Six. E però poi tu come arrivi? Ci arrivi da sola? Allora, lì c'è una sorta di cappio. Dovrò tipo appendermici. Mi sta chiamando, ma io non so come arrivarci da lei. Boh, allora. Facciamo un tentativo. Provo a saltare qua. Serve a qualcosa per questo? Non lo so, sinceramente. Oh, sono morta. Forse ho capito. E se noi provassimo tipo a far oscillare questo? Vediamo un po'. Tipo spingere questo? Sì, si può fare. Magari fatto un pochino meglio, però. Però si può fare. Vediamo. E facendo così, in teoria saliamo, ma non so bene dove andiamo. Ok. Quindi andrò a finire qua. Vediamo, riesco. Ok. Mi sono salvata qua. Beh, suppongo di dover andare di qua. Qua così. Capito. Adesso faccio salire lei spingendo qua, forse. Ah, però è finita al piano di sopra. Ah, là c'è un fantasma anche. Ok, adesso ci vado. Aspetta. Devo passare di qua, ovviamente, perché qua c'è la scala. Però come faccio ad arrivare fino là? Cioè, veramente ci arrivo? Io ne dubito fortemente. Ah, sì, ok. Mi tende di nuovo la manina. Corriamo. Ok. Grazie, Six. Fantastica. Quindi adesso saliamo su di qua e avevo visto che c'era il fantasmino qua a sinistra. Se non ho visto male, perché poi magari era solo un'ombra. No, infatti, eccolo. Quindi mi sa che qualcuno è morto anche facendo queste cose qua. E non mi stupisce effettivamente perché è una macchina infernale. Però ok. Ora dobbiamo andare di qua. Io, ecco, lo sapevo. Ora devo fare sto pezzo, però farlo al rallentatore e io faccio veramente schifo a fare sta cosa di precisione. Ok. Salta. Ok. Perfetto. Siamo arrivati di qua. Niente, dovremmo andare di qua. Oh. Che cosa macabra. C'è un uomo che si è impiccato. Questa porta è chiusa, vero? Sì. Dovremmo passare di qua sicuramente. Cosa ci sta facendo? Ah, però mi posso muovere. Aspetta, ma cosa... ma mi sta uccidendo? Posso spegnerla? Non lo so.
Aspetta. Osso! No, non sto capendo. Devo... Ah, devo raddrizzare l'immagine, forse. Ok. No! È il corridoio iniziale, ma siamo finiti nella televisione. Ma... ok. Siamo nella televisione. Abbiamo anche un mantello. Ce l'avevamo anche prima, perché non mi pare. Ma se andiamo verso l'occhio, non so se è una buona idea. Vabbè, la televisione fa male ai bambini. Questa è la morale di questo gioco strano. Ma no, no, non capisco. Cos'è successo? Come lo sai dire, Six? Ehi, tu lo sai? No. Va bene. Niente, andiamo di qua. Ma io non ho capito. Ah, oddio, mi sono buttata. Qua, ok, un altro vicolo. Proviamo un po' a vedere cosa c'è di qua. Posso andare a uccidermi volendo? Non so se sia una buona idea, ma volendo si può fare. Non credo ci sia niente di lì a questo punto. Forse è il cassonetto. Ah, c'è un buco, c'è un buco. Questo... Che cos'è? Una scuola? Tipo con i campi da calcio. Se vado sull'altalena? Voglio salire sull'altalena. Ci possiamo giocare? Aspetta. Bellissimo. No, ma tu stai di là, Six. Stai di là, stai di là. Aspetta. Ci gioco io. No, ok, direi che questa cosa è del tutto inutile. Possiamo andare sull'altalena! Aspetta, aspetta, aspetta. Six, vieni! Spingimi! No, no, ma sei... Non si sa proprio divertire. Ma che cos'è, un triciclo? Oh, c'è un bambino! Oh, che triste! Mi dispiace un sacco quando li incontro, veramente. No, non si apre. Però questa cosa qua che cos'è? È un cappello. Vediamo. Sì! Ti può prendere, quindi sarà il cappello? Fammi vedere. No, un cappello a palla! Bellissimo! Aspetta, aspetta, adesso voglio fare gol con il cappello a palla, ti prego. Devo riuscirci. No, vabbè. No, non ci... Era un achievement questa cosa. Ma io volevo giocare insieme a Six. Mettiti lì, dai. Vieni, vieni. Dai, ma non giochi mai. Cioè, ti appoggi lì tristemente quando... Cioè, io stavo giocando, vabbè. Ah, ok, qua c'è il posto dove arrampicarsi. Aspetta, saliamo. Ok, saliamo. Però non mi sembra una cosa tanto sicura. Ma poi qualcuno è scappato scendendo giù dalla finestra così. Cioè, perché? Cosa stava succedendo in questo posto? Cioè, hanno dato anche fuoco al portaombrelli e continua a fumare, quindi è successo poco tempo fa. Ah, comunque sì, è una scuola. È una scuola. Questo qua a cosa serve? No, ho spento la luce. Io la terrei un attimino accesa, facciamo un giro. Poi vediamo perché dovevo spegnerla. Qua che cosa c'è? Ecco. Ho preso un aeroplanino. Ah, no, ma che bello! Anche lei ha preso un gioco. Giochiamo insieme, dai. Aspetta, ho un'idea. Comunque sono bellissima con sta palla in testa. Voglio vedere se riesco a farlo volare fuori dalla finestra. Anche se non credo, perché è in altissimo. Però voglio provare un sacco a fare sta cosa. No, dai. Lo sapevo comunque che non ci arrivava, ma voglio farlo. Ci voglio riprovare. Ce l'ho fatta! Achievement sbloccato. Cioè, tu facendo le cose puramente a caso in questo gioco riesci a sbloccare robe. Basta, adesso lancio anche la palla fuori dalla finestra. Voglio vedere se anche questo mi sblocca qualcosa. Vediamo. Questa palla qua che mi sembra perfettamente aerodinamica e possiamo andare a giocarci in cortile. Dai. È fantastico, facciamolo. Vai, lancia anche la palla. No. Vai, lancia la palla fuori. No, è troppo debole, non ce la fa bene. Direi che possiamo andare avanti. È chiusa. Ok. Intanto l'orologio segna mezzanotte 10. È l'ora reale? No, non è l'ora reale. Quasi però. Qua ci sono dei quadri inquietanti.
Ma è tipo bucato dagli occhi? Allora, aspetta, se noi adesso proviamo a spegnere la luce, cosa succede? Sì, ok, vediamo che questo era bucato, l'avevo notato anch'io effettivamente. Forse se lancio la palla contro il muro si apre? Ma io non penso sia così facile, c'è una semplice palla e riesco a buttare giù un muro. Riproviamo? Ah sì! Allora vedete che lanciare gli oggetti è la soluzione in questo gioco, veramente. No! Era un altro posto di prigionia questo! C'era un bambino qua da qualche parte, no, che ansia! Qua c'è una cosa diversa, sì. Ah, è una botola! Aspetta, dovremmo saltare in contemporanea, cara. Ok. Ok. Siamo finiti. Dove? In tipo un controsoffitto, controtetto. Quelle cose che in realtà ci sono tipo solo in America, perché nelle case nostre io non ho mai visto niente del genere. Oh, non so se devo cadere. Proviamo a prendere la rincorsa e finire di qua? No, però di qua non si può andare da nessuna parte, quindi scendo qua. In due riusciamo a spaccarla. Ok. Perfetto. Allora entriamo qua. Cos'è sto rumore? Che cos'era? Oh, io mi voglio nascondere in un armadietto. Aspetta. Funziona? No, non si apre. Oh, fatemi nascondere in un armadietto, non mi interessa, voglio autobullizzarmi. No, eh? No? Ok, qualcosa mi dice che se vado in quella direzione... Ah, c'è qualcuno! No, è solo un secchio. Proviamo ad andare un attimo di qua. Dubito di dover entrare nella porta dove c'era la... cosa lì, il mostro. Io però continuo a voler aprire gli armadietti, vi prego, fatemeli aprire, vi prego. Magari c'è qualcosa più avanti. Allora, vediamo. Ah, una palla. Intanto qua c'è un cestino. E se io facessi il tiro qua dentro? Sì, poi con la mia mira ci piegherò 20 anni. Però proviamo. No, vabbè, ma faccio veramente schifo. Canestro! Proviamo a infilare tutta la canestra. Ah! Mi sono spaventata tantissimo! Che infarto. Allora, voglio ficcare tutta la carta nel cestino. Sì, ho messo tutta la carta nel cestino. Ora mi sento una persona migliore. Direi che possiamo proseguire. Allora. Magari vediamo se si aprono ancora questi, ma mi pare di no. Ma perché ci sono le trappole? Ah, io ero convinta di essere da un'altra parte. Ok. Ma toccando per terra. Ok. Qua, là c'è qualcosa. Ci sono i bambini. Sono scappati. Ma no, avevano fatto una trappola anche lì. Devo farla scattare e scappare. Ok. Di qua c'è qualcosa. Quindi. Ci sarà pure qualcosa. Ah, però qua c'è un qualcosa dove andare. Vediamo. Ah, non posso più tornare indietro. C'era una porta prima, cavolo. Ma di nuovo. In effetti si poteva intuire dal coso di legno. Proviamo tipo a inginocchiarci. Ok, così non ci ha beccati. Andiamo. Oh no, quello lì si muoveva. Si muoveva sto armadietto. Ecco perché si muoveva, ma sono degli infa... Ma hanno le teste... Oh, hanno le teste aperte! Hanno preso Six! Ma allora non sono morta, doveva succedere questo? E se io vado di qua? Aspetta un po'. Ma aspetta, ma è tipo una bambola? Però
Però volevo prima cercare di capire se per caso riesco a trovare Six. Dove l'avranno portata? Ah, sono andati in qua. No. Ecco, io non posso raggiungerli. Allora sono obbligata ad andare in avanti, ok. Ho già capito, mi porto dietro il martello senza farmi sentire né vedere. Devo tirarli in testa a tutti loro. Mi sembra una cosa un po' macabra, però voglio dire, loro sono degli esseri demoniaci, quindi insomma non mi devo fare troppe remore. Però faccio un rumore allucinante a trascinare sto martello. È possibile che non se ne accorga? Questa è una trappola. Ecco. Ah, niente, bastava fare così. Credo mi sia andato completamente di fortuna questa cosa, ma va bene. Però qua si può salire. Ok, andiamo di qua. Dai, forse questo armadietto qua si apre. Ah, c'è un altro fantasma qua! No, ma l'hanno ucciso! Probabilmente. Quei maledetti. Ah, questo cos'è? Un ascensore. Ci vorrà una chiave, però non ce l'ho. Di qua? Ah, c'è qualcuno di là. Allora, aspetta, qua cosa c'è di utile? Niente, immagino. Allora, perché posso entrare qua dentro? Non lo so. Ah, è la professoressa! Aspetta. No, 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 aspetta, si sono accorti che ci sono io! Che ansia! No, ok, allora, se vado adesso pian pianino qua, in teoria non dovrebbe accorgersi. Magari adesso vado di corsa. No, 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 aspetta, 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 vado di corsa. La porta, la porta, la porta. Ah, c'è una chiave, c'è una chiave, c'è una chiave, c'è una chiave! Sono morta sotto il coso. Ma dai, non mi ero neanche mossa. No, questa non vale, questa non vale. Dai, no, ok. Allora, aspetta, mi concentro. Che tensione. Ma poi tra l'altro soltanto gli ultimi tre nei banchi mi inseguono, gli altri no, cioè sono loro che ce l'hanno con me personalmente. Va bene, adesso quando sbatte il gesso si gira. Io non mi sono mossa, quindi non mi puoi dire niente, sono esattamente sul checkpoint. Rigirati gentilmente, donna inquietante, fantastico. Ora, qua, forse riesco ad arrivare già anche al secondo. Restiamo qua. Ok, sto qua nascosta. In teoria nessuno si è accorto. Dovrei essere nascosta, cavolo, sono nell'ombra. Dai, torna a fare i tuoi ghirigori inutili, per favore. Che cosa stanno studiando? Cioè, non lo so. Ok, adesso secondo me posso arrivare di corsa. Ok. Ce la faccio, 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 ce la faccio. No. Non ce l'ho fatta? Perché non ce l'ho fatta? Però ho fatto un achievement! Ma cosa ho fatto? Forse devo farlo di nascosto fino alla fine a questo punto. Che poi probabilmente era la cosa più furba da fare dall'inizio. Forse quando inizia a cadere devo schivarmi? Ok, l'ho schivato, perfetto. Ora ho preso la chiave. E la chiave. Ah, se n'è accorta però! Ok, allora prima di prendere la chiave devo aprirmi una via di fuga. Nascondermi qua sotto? Può essere, magari non si accorge di me lì dentro. Secondo me devo far così, proviamo. E poi corri, 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 nascosto qua dentro. Spero che basti. Sinceramente non ne ho idea. Si accorgerà che ci sono? No, forse funziona. Se ne sta andando, se ne sta andando. No, però ho chiuso la porta. Ah, adesso si è aperta la grata. Ok. Io adesso devo passare di qua, però da qua secondo me mi vede. Non riesco a vedere di là. No, 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 ma io non sto cercando di passare, vi prego. No, stai fermo lì, stai fermo lì. Io adesso come faccio? Mi nascondo sotto i banchi? Oddio,
Forse. Non so dov'è. È lì, è lì. Aspetta, però sto ferma perché non so che giro fa. No, non sta tornando indietro. Ok. Andiamo di là. Sotto questo banco. Io devo riuscire a... Devo riuscire ad arrivare alla porta di là. Adesso non so se tornerà indietro o se... Sì, torna indietro. Ok, sta andando dall'altra. Io devo andare di là, vi prego. Fammi andare. E si gira di nuovo. Cosa fa? Ma sta controllando sotto il banco o sta controllando dentro la testa del bambino? Non lo so. Vai di là, vai di là, vai di là. Ok. Comunque ci sta che questi bambini diventino cattivissimi. Voglio dire, rischiano la vita ogni volta quando fanno lezione. Adesso io non so dove sia. Aspetta, riesco a vederla? È di là. No, io aspetterei. Sta guardando l'altro bambino. E come fa a non vedermi? Cioè, io sono qua sotto. Cioè, veramente? Una faccia così enorme ed è completamente inutile. Io sono qua sotto. Io sono qua sotto, non fare niente, ti prego. Ok, scusami, non volevo esistere. Mi dispiace, credimi. Ok, se ne sta andando. Via, 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 via. Non voglio correre. Se n'è accorta. Oh, porca miseria. Adesso riuscirò ad arrivare in tempo. Devo riuscire ad arrivare qua, qua. Vai, 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 vai. Vada solo. Ok. Sono salva. Oddio, non ne sono così sicura, spero. Però se non è stupida, sa dove porta quell'ascensore, quindi sa esattamente dove sono. Quindi dobbiamo continuare a stare nella scuola. Ma noi perché ci siamo infilati in questa scuola? Scusatemi. Ma è uno gnomo? Oh, gli gnomi sono carini. Sta disegnando gli occhi, però. Sta cosa non lo so. Ho paura un po' ad avvicinarmi. Io lo schifo. Si è alzato. Cosa vuole? No, è un bambino, non è un gnomo. Ah, aveva il cappello tipo d'asino. Noi però dobbiamo aprire sta porta e ci servirebbe quell'arma che c'è lì. Però vieni di qua, per favore. Ok, ora dovrei cercare di prendere l'arma. Spero che non mi prenda. No, mi ha preso. Allora, vieni qua. Vieni. Vieni. Vieni qua, più lontano possibile. Ok. E in teoria è il più lontano possibile così, eh. Cioè, io più di questo non so cosa devo fare. Corri, 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 corri. Ok, ce l'ho fatta. Ora passiamo di qua. Gentilmente. Ok. Sono passata di qua. Cosa ho fatto? Ho fatto un'impresa benevola. Perché? Cosa ho fatto? Non ne ho idea. Ok, grazie. E io in tutto questo non ho ancora ritrovato Six, però. Poverina, mi dispiace, non so come fare per lei, però. Qua cosa c'è? No, 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 no. C'è lì. Sono sopra l'insegnante. In teoria sì, è qua. È qua! Siamo pronti a rifare tutto di corsa? Vai, vai, vai. So già che morirò. Io, cioè, no, sono veramente un'impedita. Ok, sono nella... Ok, sono nel coso giusto. C'è il coso in mezzo. Ho capito, ma c'era il vasetto, non è mica colpa mia. Aspetta, ma forse bastava saltare? E se io invece lanciassi il barattolo in faccia alla tizia? Cioè, alla fine era un barattolo di sottaceti. Probabilmente lei è allergica ai sottaceti, quindi nel momento in cui gli cadono in faccia, mi salvo. Non so perché questa cosa dovrebbe funzionare, ma... Ah no, aspetta, c'è un'altra scatola lì, non me ne ero accorta. Forse devo semplicemente aspettare qua. Cioè, se era veramente così... È assurdo. No, che ansia! Non si è accorta di me, sta andando giù. Ok, è tornata a sbattere la testa sul tavolo. Ha discretamente dei problemi questa donna. Che poi donna, non ne sono neanche così tanto sicura. Stavo per cadere giù, bene. Ora prendiamo il barattolo prima di fare dei danni. Appoggiamolo qua facendo finta di niente. Ok, non ho fatto rumore. Ok. Ora, andiamo su. Dunque. Ho già notato che qua c'è un nascondiglio dentro la scatola, quindi secondo me devo buttare giù quel coso, farà rumore, devo scappare indietro di corsa. Sì, è così.
corri, 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 corri. No, così, così, vai, vai, incastati, incastati, veloce. Ok. Sì, in realtà esce la mia testa dalla scatola, ma non se l'è accorta. Ok. Se ne sta andando. Io magari aspetto che ricominci a battere la testa contro il muro. Ok. È tornata a sfogare la sua frustrazione su se stessa, quindi noi possiamo proseguire. Se cado adesso, però, veramente... Ok, non sono caduta. Fantastico. Perché abbiamo fatto un sacco di rumore, però. Non è che qua lei può entrare con la sua testina, vero? Secondo me sì.